Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Daniele e faccio l'apicoltore. In questo video vediamo come si preleva un campione di pupe per fare il test sul DNA. Quindi qui abbiamo la provetta, abbiamo uno stuzzicadente pulito, abbiamo l'alcol per mettere le pupe poi sotto spirito. E ho scelto questa cassa qua, che è quella che vi dicevo nel posto. Quindi vediamo cosa fare e gli sviluppi di questa cosa. Ecco ragazzi, allora, questa famiglia è quella che avevo scelto per fare il test sul DNA delle mie api. Perché l'ho scelta? Perché è la regina, quella scura che vi avevo fatto vedere nel post di qualche giorno fa. Regina super nera, melario pieno. Questo qua è un melario che ho messo per fare il tiglio. Adesso magari controlliamo se hanno già cominciato a portare su qualcosa, perché la fioritura è iniziata. Non so se ancora si è iniziato a dar nettare. Sì, il telaino è appena appena sporcato, quindi vabbè, questi melari qua li ho messi su proprio da un giorno, quindi proprio appena 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 iniziata la cosa. Allora, questa è la famiglia con la regina scura. Ho scelto questa perché come morfologia non rispecchia affatto quelli che sono i canoni della ligustica, e voglio vedere che api ho nel mio apiario, ecco, più che altro, per vedere che ibridazione posso avere in questo apiario. Premetto che questa regina qua è una regina che a me piace veramente tanto. Mi piace perché mi ha dato un bel po' di miele. L'annata non è scarsa, non è come quelle che siamo abituati degli ultimi anni, però devo dire insomma che questa regina qua, anche per via di propensione alla sciamatura, è molto 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 calma. Vediamo che ha covato anche la sponda, continua a covare la sponda. E quindi è una regina che, nonostante siamo ormai in giugno, spinge, continua a spingere, scorta bene e continua a spingere. Quindi è una genetica che a me piace parecchio. Quindi voglio capire se è ligustica o che cosa sia. Comunque, se non è ligustica, io sono già pronto a sacrificare questa regina, mio malgrado, perché insomma in Emilia Romagna hanno promosso questa attività di monitoraggio gratuito sulle sottospecie in circolazione, proprio per eliminare quelle che sono incrociate, ibridate, per limitare il più possibile questo fenomeno di ibridazione. Allora, cosa facciamo? Prendo lo stuzzicadente, lo apro. Cerchiamo di usare il materiale più pulito possibile e poi apriamo una celletta e preleviamo tre pupe. Le pupe devono essere prelevate da, ecco, c'è la regina proprio qua che passeggia davanti a me. Devono essere prelevate da cellette o percolate. Ecco, ne ho presa una, la mettiamo nella provetta e se si rompe non è un problema, perché tanto poi andranno tutte maciullate durante il test, quindi non preoccupiamoci troppo di salvaguardare l'integrità del campione. Ecco, adesso prendo anche questa, ecco qua, ne sono due. Prendiamo la terza pupa e la andiamo a posizionare nella nostra provetta. Ecco fatto. Allora, qui possiamo chiudere. Abbiamo finito il nostro campionamento. Adesso vi faccio vedere. Ecco, qui ci sono le tre pupe, spero che si vedano. Chiudiamo l'alveare perché adesso devo mettere l'alcol dentro alla provetta e non vorrei mai che entrasse qualche goccia di alcol dentro l'alveare a creare danni.
in questa bellissima famiglia. Il campione poi domani lo porto in associazione. Il campione può rimanere anche una settimana così sotto alcol, che i risultati delle analisi comunque non cambieranno. Io comunque ho aspettato l'ultimo giorno prima della consegna per cercare di dare un campione il più fedele possibile. Chi abita in Emilia Romagna come me può rivolgersi alle associazioni di apicoltura del territorio e richiedere di partecipare a questo progetto di monitoraggio sulla razza di api presente sull'Emilia Romagna. Questo progetto lo fanno adesso gratuitamente per fare un monitoraggio della razza. Nei prossimi anni già è stato detto che il monitoraggio della razza sarà fatto poi a campione da parte dei veterinari, e se abbiamo razze che non sono ligustiche potrebbero cominciare a scattare anche le prime sanzioni. Quindi vi consiglio vivamente di fare questo test, perché almeno potete avere un'idea di quello che state allevando. Adesso mettiamo l'alcol dentro, ecco fatto, così tappiamo e campione pronto. Ok, le analisi le avrò secondo me tra qualche mese, non ce l'avrò sicuramente in maniera rapida, direttamente sulla mia email. Quando mi arriveranno le analisi io vi farò sapere che cosa è saltato fuori. Quello che è richiesto poi è di compilare un modulo con i nostri dati anagrafici, il campione dove è stato prelevato l'alveare da cui è stato prelevato il campione, quindi mettiamo in quale acquario è stato prelevato e identifichiamo poi la cassetta. Quindi adesso io scrivo dentro che ho preso il campione e poi oltre a questo consegnerò altri due campioni. Un campione da una ligustica, secondo me, che è sicuramente ligustica, quindi una tra le api più chiare che ho e che scortano, fanno una bella corona, comunque già anche questa qua scorta parecchio e fa le sue belle corone. E poi un campione di un'ape che magari che ha la punta della coda scura o cose di questo genere. Ecco ragazzi, video molto molto breve per farvi vedere questa iniziativa della Regione Emilia Romagna, che secondo me è un'iniziativa molto interessante e che vi consiglio di aderire anche voi se ne avete la possibilità. Come al solito vi chiedo il like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!